chiusura del 24esimo giro, 1:25.2 Lorenz, 1:25.0 Marquez, 1:25.2 per Dovizioso, che però conta 2 secondi di distacco dalla coppia di testa. Valentino Rossi ha scavalcato Rins, è in sesta posizione Valentino, quindi ha ripreso Rins, quanti ha girato prende, parecchio più veloce Valentino Rossi, si arriva in sesta posizione, ne prende 10 di punti. E tu pensi sempre se può rimanere ogni volta, ogni domenica diciamo che lo può perdere solo Marquez, assolutamente. Ecco, questo è un posto dove la Ducati poteva tra virgolette riaprire il mondiale, ma se si fossero piazzati tutte e due davanti a Marquez e magari Dovizioso, ecco, infatti, che ha 4 punti, che aveva 8 punti di vantaggio su giù Lorenzo dal podio, davanti tra a Lorenzo. Il problema è che Marquez giù dal podio la vedo veramente difficile, con un Marquez giù dal podio a 4 giri dal termine. Anzi, ti faccio anche un pronostico, una previsione. Marquez, adesso mancano 3 giri dal termine, Marquez rischia di salire sul gradino più alto del podio, certo, perché Lorenzo non lo molla, lui sta lì e Marquez in agguato, e Marquez fino alla fine proverà a vincerlo, altro che prudenza e stile ragionieristico quello del campione del mondo in carica. Infatti adesso passa Jorge Lorenzo, Lorenzo apre leggermente la porta e Marquez curva a destra in salita, si infila dentro e va a prendersi la testa della corsa. Sì. Lorenzo ha fatto una traiettoria incomprensibile, ecco. ma potrebbe iniziare a avere anche problemi di tenuta con le gomme, sì, anche Lorenzo, perché in staccata curva a destra è andato lungo, è riuscito a tenere la moto dritta, però ha dovuto rallentare, ha aperto la porta e in salita Marquez si è infilato. Vediamo un po' adesso se Lorenzo alle prossime staccate violente perde terreno, significa che pure lui è arrivato con le gomme e Marquez ne ha di più. Però adesso Lorenzo va a riaffiancare Marquez, Marquez a sua volta deve allargare per evitare il contatto, Lorenzo si rimette in testa ma Marquez non molla. Marquez è davvero incarognito, Lorenzo non è che lo sia di meno, ma Marquez e Lorenzo stanno facendo una battaglia, attenzione, perché hanno rischiato di prendersi, e se si prendeva fare un grande favore a Dovizioso, insomma. Farebbero un grande favore a Dovizioso, anche al campionato, però, perché Marquez certo segnerebbe 1-0, continuerebbe a mantenere un vantaggio enorme. Marquez riprende la scia di Lorenzo, si infila a destra, Lorenzo va a chiudere, Lorenzo tiene, poi si deve rialzare, Marquez ripassa avanti, mancano 2 giri al termine. Bellissima la sfida fra i due futuri compagni di squadra in Honda HRC. Dovizioso intanto se la gode da dietro a 2 secondi e mezzo, questa sfida se la gode, per modo di dire, attenzione perché Marquez si è preso la testa al box Ducati, i visi sono perplessi, mi sa che finisce il dominio Ducati al terzo anno, quindi non ci sarà il 2 senza il 3, va a finire così qui a Zeltweg, e purtroppo non ci sarà sicuramente il tris italiano dopo le vittorie qui a Zeltweg quest'anno di Bezzecchi e Bagnaia, insomma ci sono 2 piloti spagnoli in testa, a meno che non facciano, non compiano sciocchezze, ma non crediamo, manca poco più di un giro al termine, insomma la terza vittoria italiana ce la sogniamo. Intanto Marquez ha in scia Jorge Lorenzo, che adesso sulla staccata in fondo al rettilineo, impiccatissimi entrambi, ha la possibilità di riprendersi la testa, così fa Lorenzo, si prende la testa ma Marquez rimane incollato in accelerazione, la Ducati di Lorenzo ne ha molto di più della Honda di Marquez, che poi nel tratto guidato, grazie anche al manico del campione del mondo in carica, rende la pariglia, come adesso si rinfila all'interno Marquez, Lorenzo tiene l'esterno e lo tiene dietro questa volta, bravo bravo Lorenzo, ha tenuto dietro Marquez, vediamo un po' se riesce Lorenzo a portare la seconda vittoria consecutiva alla Ducati dopo Bernot, e sarebbe anche la 5ª vittoria stagionale Lorenzo e Dovizioso, 2 vittorie a testa, il Dovi la scorsa
settimana a Bernot. Marquez perde qualche decina di metri nei confronti di Jorge Lorenzo, e chissà che non stia pensando che ha rischiato anche abbastanza. Adesso basta così, non credo, perché sta tornando sotto alla faccia del ragioniere. Continua a dire: qui siamo nel terzo settore dell'ultimo giro e quindi sarà lotta fra Marquez e Lorenzo all'ultima curva. Ne mancano due di curve, sono due curve a destra, vediamo un po'. Lorenzo affronta la prima in testa, Marquez cerca di tornargli sotto ma non lo prende più, non lo prende più Marquez. Vince Lorenzo davanti a Marquez, poi sul podio arriva Dovizioso a un secondo e sei, vediamo chi arriva dopo. Cracciolo in quarta posizione, adesso dovrebbe arrivare Danilo Petrucci, eccolo qui Danilo Petrucci sul traguardo con Rossi che ha negli scarichi Pedrosa. Era risalito Pedrosa, Valentino Rossi sesto, settimo Pedrosa, Rins ottavo, Zarco Bautista, Rabat, Vignales e poi Iannone, Smith, Nakagami in zona punti. Vince Jorge Lorenzo, è la quinta vittoria stagionale per la Ducati, la terza vittoria per Jorge Lorenzo, la seconda vittoria Ducati dopo quella di Bernot.